Dottor Dani Pinacnaggi, ideatore e direttore del Master Internazionale Secondo Livello in Didattica della Shoah presso l'Ateneo di Roma III, professore di psicologia clinica, psicologia dinamica e psicologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione, sempre Roma III, docente di psicologia della religione e di pensiero ebraico al Master Internazionale in Scienza della Religione di Roma III e molte altre cose. È un amico nuovo, è prezioso, quindi è diciamo, la tradizione della frequentazione col cardinale, conosciuto da mamma e Giovanni durante un magnifico viaggio in Israele per piantare una foresta per il cardinal Martini, e ci offre una lettura degli aspetti di personalità dello zio, intrecciando una riflessione della storia personale, iter intellettuale e religioso di Carlo Maria Martina, sottolineando ovviamente i momenti del dialogo intrattenuto con la cultura ebraica. Grazie. Buonasera. Buonasera. Io ho conosciuto il cardinale molto tempo fa, anche se giustamente è stato sottolineato il rapporto con la sorella, alla quale sono molto grato di essere stato invitato questa sera. Io l'ho conosciuto verso la metà degli anni Ottanta e poi ho anche partecipato a un dibattito a Milano insieme a lui e fui colpito molto dal carattere non ieratico anche in un contesto pubblico. Un carattere non ieratico caratterizzato da una forte timidezza personale e allo stesso tempo però anche da una forte componente di laicità nella relazione che lo rendeva anche familiare nella nostra tradizione, nella tradizione ebraica. I rabbini sono figure laiche, non sono sacerdoti, non hanno nessun potere particolare di mediazione col divino, sono semplicemente degli studiosi che sono cooptati dalla comunità per svolgere determinate funzioni. E mi aveva colpito molto anche, e non è un caso che in chiusura sia stato richiamato questo elemento, un atteggiamento umoristico, una capacità anche di smussare, di alleggerire la tensione nella discussione, e c'era un forte contrasto tra la richiesta ieratica dei fedeli presenti che si avvicinavano con un atteggiamento molto sacrale e questo bisogno di restituire qualche cosa che alleggerisse un pochino. Io ho fatto molti studi sull'umorismo, ho dedicato anche dei saggi sull'umorismo e l'umorista è una persona che mette in moto processi mentali complessi, anche nelle fotografie che adesso si hanno del cervello. Durante la battuta umoristica sono attive tutte le zone del cervello, e sono attivi i centri etici, sono attivi i centri anche dell'aggressività, ma sono in relazione con l'etica, per cui c'è un processo di rielaborazione. E l'umorista è sostanzialmente una persona che non uccide l'altro dentro di sé, ma gli restituisce una vita. È l'unica categoria di linguaggio umano, ed è per questo che esiste una grande tradizione ebraica umoristica ed è diventata una sorta di metafora della cultura ebraica. E l'umorismo è l'unico luogo dove l'altro non viene ucciso. In tutti i linguaggi della politica, basti assistere a termini come asfaltare, eccetera, entrati di moda, simbolicamente uccidono sempre l'altro, anche se non avviene fisicamente. Nella politica è il regno di Edipo che domina. Edipo è in guerra con suo padre e non lo riconosce, facilmente si dimentica la lealtà, la fiducia. E nella battuta di spirito contro gli altri vengono denudati e resi inutili oppure derisi, abbassati. Nell'umorismo l'aggressività è rivolta verso di noi in maniera apparente, restituisce all'altro un pensiero. Insieme siamo più liberi, e forse anche per questo nell'umorismo la risata non è mai fragorosa, perché non è in contatto con l'inconscio più aggressivo, con l'es, è in contatto col superiore, con la funzione paterna. Nell'umorismo il padre diventa amico, e credo che ancora c'è molto da studiare su questa affascinante area
della mente che è la più preziosa che abbiamo e che trova conferme anche negli studi di neuropsicologia. Ecco, in genere io mi trovo molto in simpatia con persone che hanno questa capacità di alleggerire, ma alleggerire non significa sminuire, non significa rinunciare alle proprie convinzioni. E io ho stimato il Cardinale Martini per questo motivo, l'avvicinarsi all'altro, l'incontrarsi con l'altro non solo non è negazione dell'altro, ma anche rispetto della propria posizione, quindi c'è un atteggiamento razionale, intellettivo, non rivolto a creare confusione nella relazione. Per cui anche il testo che commenterò questa sera, che mi sembrava molto significativo, anche per dare un senso all'invito in senso anche ufficiale, non soltanto personale, una riflessione sui suoi rapporti con la cultura ebraica. Quando verso la fine degli anni 80 e poi nel 96 in particolare, nel dicembre del 95, realizzai un documentario su Gerusalemme, creai dentro il documentario una sorta di dialogo a distanza tra Rosen, che è stato amico del Cardinal Martini, il Rabbino Rosen, e il Cardinal Martini, che è intervenuto nella trasmissione. Spero di poter recuperare la cassetta di questa oretta che abbiamo passato insieme. Il Rabbino Tuaf, e poi erano presenti anche esponenti della cultura islamica, siccome si svolgeva a Gerusalemme, ha avuto anche una forte connotazione politica quella trasmissione. Ho preso come punto, anzi come spunto per la riflessione di questa sera, e anche per dare un senso più, come dire, anche di un rapporto che è stato vivo fino all'ultimo tra il Cardinal Martini e il Rabbino Lares, il mio caro amico, che è stato il Rabbino Capo della città di Milano, e una conferenza che ha tenuto in un consesso ebraico-cristiano. E siamo nel luglio del 1984, volutamente tra le tante opere, tra i tanti scritti, ho scelto quello, perché avviene in un momento in cui non è ancora avvenuto il viaggio del Papa, che verrà molti anni dopo, soltanto 16 anni dopo in Israele. Non c'è stata nemmeno la visita del Pontefice in sinagoga ancora, 2000 anni dall'epoca in cui un ebreo cristiano, Pietro in questo caso, aveva frequentato la sinagoga, ne faceva parte. Ecco, scegliere un testo per un contesto non teologico-scientifico, cioè di una riflessione tra addetti ai lavori, ma che aveva anche una carica affettiva, dialogica, come avviene nel contesto di un incontro politico. Politico, ma allo stesso tempo culturale, e allo stesso tempo dialogico-religioso. Mi sembra molto importante questa conferenza perché, a parte il fatto che contiene degli elementi di riflessione all'interno della Chiesa che anticipano sviluppi successivi, oggi sono diventati, come dire, comuni, accettati più facilmente, anche se non dalla totalità del mondo cattolico, ma sono presenti come elementi portanti di una visione della religiosità e del rapporto tra ebrei e cristiani. La cosa che colpisce di più in questo testo, anche se Martini rivendica il verus Israel per i cristiani, cosa che noi ebrei non possiamo in alcun modo accettare, consideriamo come una forma di brigantaggio spirituale, nel senso che, lo dico affettuosamente, senza ostilità, è stata all'origine di tante catastrofi, di tante tragedie. Nella tradizione ebraica non c'è bisogno di rivendicare nessun primato, siamo tutti in una sfida perenne, come è stato giustamente sottolineato prima, e siamo anche, come dire, se riusciamo a illuminare, a gettare un po' di luce in un mondo pieno d'ombra, abbiamo fatto molto del nostro percorso. Però, a parte questi aspetti, che io ritengo positivi nell'affermazione, nella proposizione, perché non gettano falso sincretismo annebbiando il pensiero, ma sottolineano dei punti, perché è difficile incontrarsi, parlarsi e smussare le difficoltà. A parte questo,
L'elemento fondamentale di questo intervento molto meditato, dove ogni parola è soppesata, dove ogni parola è soppesata e dà l'idea che il cardinale non parla soltanto al suo pubblico di cristiani vicini all'ebraismo, come sono quelli che partecipano a questi incontri, agli ebrei presenti in questo incontro con cui dialoga e getta un ponte, ma è attento anche a coloro che lo ascoltano fuori, perché noi sappiamo dalle teorie linguistiche che il messaggio ha diversi fattori. Un atto di comunicazione non ha un solo, è determinato non soltanto dal destinatore, è determinato anche dal destinatario, è determinato anche dal contesto in cui viene formulata un'affermazione, ma c'è anche un contatto, c'è anche un codice, quindi la comunicazione vera è una comunicazione complessa e deve tenere conto di tutte le sue implicazioni. Mi ha colpito molto l'attenzione, la scelta delle parole, quasi avesse lavorato ossessivamente sulle parole, come emergeva dalla sua relazione prima, anche in un contesto del genere. E gli elementi che mi sembravano portanti, fondamentali, di questa conferenza del luglio dell'84, a cui segue l'anno dopo invece il conferimento dell'iscrizione al Fondo Nazionale Ebraico, nel libro d'onore viene scritto l'anno dopo, a maggio, quindi c'è stata una risposta immediata delle comunità ebraiche a questa conferenza, e comunque questa conferenza non avveniva nel vuoto, era il frutto anche di un lungo percorso dialogico, di riflessione e di reciproca conoscenza. L'unitarietà della storia ebraica. Ecco, questo era un elemento importante, perché siamo nel luglio dell'84. Riconoscere l'unitarietà della storia ebraica, e poi nel corso dell'intervento il cardinale sottolinea come i libri di testo debbono accogliere tutto questo, non solo nell'insegnamento all'interno della Chiesa, ma anche nella società civile, significa che la storia ebraica non si ferma con l'avvento del cristianesimo. Non è un elemento secondario. E non è nemmeno scontato. Ecco, io vi posso dire che nel gennaio del 91, durante la guerra del Golfo, in un momento tragico in cui i missili cadevano a Tel Aviv, io ricordo di aver partecipato al primo incontro della giornata dell'ebraismo, era il 17 gennaio, e un vescovo all'uscita mi ferì, ma io sono abituato, ma internamente mi pose qualche domanda. Mi disse: noi facciamo molta fatica a leggere il Vecchio Testamento per la sua violenza. Gli ho detto, ma lei è un vescovo cattolico o un seguace di Marcione? E rimase un attimo sconcertato l'uomo, però noi sappiamo quanto marcionismo ha operato nel corso dei secoli, procurando anche delle grandi devastazioni, e in questa conferenza, in maniera delicata, il cardinale Martini, poi leggerò alcune parole sue, sottolinea la necessità della revisione dei testi, di decodificare continuamente, di stare attenti alla manipolazione dei testi, di contestualizzare, di storicizzare, e anche di, anche se non utilizza questa parola, questa la utilizzo io come psicanalista, di curare le parole, ma andiamo nella stessa direzione. La cosa interessante, accanto al concetto di unitarietà della storia ebraica, l'altro elemento è la capacità dei cristiani di leggere l'ebraismo attraverso l'autopercezione che gli ebrei hanno di sé. Anche questo è un altro elemento molto importante in quella conferenza, che mostra un'attitudine antropologica culturale molto forte. Se noi vogliamo conoscere qualcuno, non dobbiamo violarlo con la nostra interpretazione, ma dobbiamo ascoltare la sua autointerpretazione, poi semmai gettare un ponte dialogico per capire. E non solo, dice anche un'altra cosa, comprendere l'autopercezione ebraica è importante non solo in funzione del rispetto che si ha verso un'altra cultura, un'altra tradizione religiosa nei confronti della quale
rispetto alla quale il cristianesimo ha un grande debito e anche dei legami profondi che vengono dall'utilizzazione anche di testi, di una parte di testi comuni, ma anche per l'autocomprensione della Chiesa. Anche questo, detto nell'84, è un'affermazione rivoluzionaria, non è così diffusa, anche se nel Concilio Vaticano II alcuni di questi temi sono presenti in nuce, ma sono posizioni di nuclei elitari all'interno della Chiesa, di nuclei minoritari, e comunque non hanno una presa pubblica ufficiale. Ecco, dette in quel contesto avevano un significato esclusivo, non erano frasi e comunque non sono una fuga dal cristianesimo, perché si accompagna anche ad una riaffermazione della propria identità. Da dove parte, lui dice, che cosa può accomunarci, da dove possiamo partire? Ecco, mi ha colpito molto l'apertura della conferenza. Lui inizia la conferenza con un atto di amicizia, quindi siamo al di qua ma anche al di là della teologia, perché l'amicizia è qualcosa di più, e questo avvicina molto anche alla spiritualità ebraica. Non è un caso che la prima volta in cui nella Bibbia compare l'altro è quando si parla dell'amore di Abramo verso Sara. Cioè, proprio la prima volta in cui nel libro della Bibbia compare la parola amicizia e bellezza è in rapporto ad Abramo e Sara, che lui ha capito che è bella. E la prima volta, e noi sappiamo, se utilizziamo la parola ebraica haver, haverà, che ha a che fare con l'amicizia, c'è la hebratiot, che è il legame profondo dell'amicizia. Ma questa parola haver contiene dentro di sé una parola altro, aher. Quindi è nell'amicizia che l'altro viene veramente incontrato. E l'amicizia vera è al di là della conoscenza come proiezione sull'altro, perché noi diciamo l'altro è un'immagine di sé proiettata, come avviene nella psicanalisi di serie B, non nella psicanalisi di serie, no? Per cui tutto è proiezione. No. L'altro è qualcosa che va al di là delle mie proiezioni. E incontrando l'altro io incontro i miei limiti. E nell'altro è la divinità che parla. Cioè pone un limite alla violenza della proiezione, aggressiva, anche affettiva, perché tendiamo a proiettare sull'altro non soltanto i nostri elementi aggressivi, possiamo anche proiettare i nostri elementi affettivi, positivi, ma noi sappiamo quanto la proiezione può essere devastante se non è accompagnata a processi di introiezione, a processi di riconoscimento della distinzione tra noi e un'altra persona, e quindi il rispetto comincia da lì. E lui come comincia? Dice, quando ero docente, quando dirigevo questo luogo in cui lui parlava, mandavo i miei studenti a passare un periodo a Gerusalemme a studiare presso i docenti dell'Università anche di Gerusalemme. Ho trovato questa apertura, una bellissima apertura, che, con cui inizia la sua conferenza. Dopodiché dice, adesso nel mio ruolo che ho di cardinale, di vescovo, eccetera, mi trovo in una situazione di dover affrontare il problema in una postazione in un modo più complesso, ma per certi aspetti anche più ingenuo rispetto al ruolo che avevo prima come docente. Quindi, che cosa vuol dire comprendere l'ebraismo attraverso la sua autocomprensione per rendere possibile l'autocomprensione della Chiesa stessa? Quindi lui si muove in un orizzonte cristiano rispettoso del giudaismo. Beh, intanto una prima apertura, l'autocoscienza religiosa ebraica, compresa per se stessa. È un processo che è molto recente nel dibattito culturale e teologico della Chiesa. E da dove parte? Parte dalla preghiera fondamentale di Israele. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, che è la preghiera che gli ebrei recitano due volte al giorno. Come la commenta? Prendendo non brani dalla teologia cristiana, ma cimentandosi con l'interpretazione classica che avviene attraverso Rashi, che è il più grande commentatore della Bibbia. Quindi, come dire,
getta un ponte entrando in relazione con le letture e i commenti della tradizione religiosa che si sviluppa attorno al testo scritto, quindi parlo della Torah orale in questo caso. Cosa aggiunge? Cosa dice? Le sue parole. Da che cosa se ne desume? Dice: Israele dunque consapevole di essere un popolo separato per il servizio sacerdotale, consacrato per guidare tutti i popoli alla perfetta obbedienza e amore di Dio. Quindi viene affermata categoricamente questa cosa. Non solo non viene negata, ma viene riconosciuta attraverso l'autopercezione ebraica. Dopodiché c'è una seconda affermazione del Cardinal Martini in questa conferenza dell'84. Il dramma vissuto dall'ebraismo nel corso della sua storia e come l'ebraismo ha reagito di fronte a questi drammi, quindi è un tentativo di entrare in contatto con la religiosità ebraica. La religiosità ebraica è una religiosità estremamente complessa perché ha passato il suo tempo a perfezionare l'immagine di Dio. All'inizio, come dire, i disastri erano la conseguenza dell'abbandono di Dio, Dio metteva alla prova il popolo, almeno nell'antropologia biblica si trova questo schema, poi successivamente i conti non tornano, abbiamo il libro di Giobbe, i conti non tornano, abbiamo i re buoni e giusti che vengono uccisi, i torni non contano più nel corso della storia, allora che cosa avviene? Avviene un processo di dove la sofferenza del giusto ha una funzione, anche una funzione salvifica, non solo una funzione di prova esterna, al punto tale che i rabbini del Talmud si interrogano e la parola mica moha ba'elim Hashem, chi è come te Dio davanti a tutti i potenti, viene riletta nel Talmud, chi è potente come te fra i muti, chi è muto come te fra i potenti, perché la parola ba'elim può essere letta in ebraico ba'ilemim, che si incontra con una domanda gnostica che ha molto a che vedere con l'angoscia anche dell'esperienza della prima comunità cristiana, un'esperienza che gli ebrei hanno vissuto nel corso dei tempi, il mutismo di Dio, ma che non diventa mai nichilismo, che si accompagna alla promessa, si accompagna alla fiducia della giustizia, anzi nonostante tutto si crede. No? Pensate alla potenza espressiva, siamo a Torino, di un libro come Se questo è un uomo, dove nonostante, ma anche a causa di Auschwitz, non si può non credere nel bene, si deve credere nel bene, nonostante tutto, per cui diventa una religiosità paradossale. Ecco, il cardinale in questa conferenza si confronta con questi aspetti, dopodiché, essendo un uomo che viene da una famiglia dove la conoscenza scientifica, lo studio scientifico è coltivato, è figlio di un ingegnere, pensiamo al peso e al ruolo che ha avuto il positivismo in questa città, in questa regione, questa regione è stata, come dire, antesignana nello sviluppo scientifico di questo paese, ha svolto un ruolo importante, si pensa al dibattito scientifico tra fine 800 e inizio 900, quanti ingegneri si sono formati a Torino. Torino è stata una città di ingegneri, Piemonte in particolare, quale ruolo ha avuto anche nello sviluppo del nostro paese, quindi un'attenzione profonda alla dimensione scientifica ma anche alla distinzione tra scienza e tecnica, quindi tutta una riflessione e uno sguardo a tutta la riflessione sulla cultura, sulla civilizzazione che nasce dalla sua conoscenza del tedesco, dalla sua come dire, frequentazione di tutta una riflessione d'oltrampe, per cui dopo questa apertura immediatamente l'argomentazione sceglie un aspetto che può fungere da ponte per un incontro, per un'alleanza. E infatti nella fine della sua conferenza lui dice quali sono i punti che ci possono fare incontrare, e lui dice l'elemento della testimonianza, e per un cristiano la testimonianza non può non passare attraverso l'assunzione della responsabilità rispetto alla sofferenza ebraica per tutto ciò che è stata la storia dell'Occidente. Dopodiché parla di alleanza, quindi testimonianza, alleanza alla fine della conferenza. Però questo è come tutta questa riflessione su scienza tecnica e preparatoria. Mi ha molto colpito però un elemento sul quale vorrei chiamare l'attenzione, perché siamo nell'84, è molto importante tenere conto dei tempi.
Sappiamo che nel Salmo 90 gli anni non sono nulla. Che Elef Shalim Be'enecha, che Yom Et Mol Ki Yavod Ve'ashmura Balaila, si dice nel Salmo 90, i mille anni di fronte a te sono come il giorno che è appena trascorso, una rugiada. Lo stesso brano viene utilizzato da Pietro in un brano dei Vangeli in cui i mille anni vengono paragonati al giorno che è appena trascorso. Questa è una cosa molto importante che in politica spesso si dimentica. Devo dire che il sindaco di questa città è dentro questa visione del tempo. È dentro, e gli sono molto grato per questo, anche perché questa conferenza dell'84 aveva degli addentellati culturali e politici in quel periodo. Negli stessi anni, nella Casa della Cultura a Milano, con Fassino, con Napolitano, si tenevano dibattiti e incontri per gettare un ponte verso una visione diversa del Mediterraneo. Sono scaturite molte iniziative importanti e significative che hanno fatto da sfondo anche cambiamenti culturali non indifferenti. In questa conferenza il Cardinale inserisce alcuni elementi fondamentali. Lui le chiama tappe per aiutare e sviluppare le relazioni ebraico-cristiane. È evidente dalla scelta che si sta rivolgendo in primo luogo ai cristiani. Perché che cosa sceglie? Come prima tappa sceglie la preghiera, però dopo aver detto la preghiera inserisce degli elementi molto interessanti, perché dopo aver detto che per il cristiano il vertice dell'attenzione religiosa è l'Eucaristia, aggiunge per l'ebreo ogni momento e ogni condizione di vita è una possibilità di adorare il nome dell'Altissimo, è un'opera di santo servizio, Avodah, Torah, Shabbat, Talmud, Studio, Mitzvot, sono tutti esempi di questi modi e momenti di culto spirituale. Quindi il concetto di preghiera nel suo intervento dell'84 è come dire un'apertura profonda verso qualche cosa che nel corso dei secoli passati invece era svalutato, cioè per gli ebrei lo studio è preghiera. Nel 63 avanti era volgare e viene fissata una disposizione religiosa che fissa all'interno della comunità ebraica l'obbligo dello studio dall'età di 5 anni fino all'età di 16 anni di fatto. Cioè quindi lo studio diventa un elemento fondamentale. Sono convinto che è questo che ha salvato l'ebraismo dalla sparizione totale nel corso della storia, perché non avere uno Stato, non avere un apparato, essere dispersi. Per cui il libro è diventato una specie di patria ambulante, patria portatile, è diventata la tenda, anzi la Torah è diventata una sposa. E in questo intervento il Cardinale Martini fa un omaggio a questa tradizione. Perché cosa dice? La seconda tappa, precisamente uno di questi valori dell'ebraismo, lo dice esplicitamente, la conversione del cuore, la teshuva, utilizza questo termine. E riferito ai cristiani, questo termine, teshuva, anche qui viene introdotto dal Cardinale Martini, diventa: rimuoviamo le interpretazioni tendenziose, ingiuriose di passi contenuti nel Nuovo Testamento e in altri scritti. Sono parole sue del 1984. Dissipiamo le incomprensioni che ancora ci rendono diffidenti della buona volontà reciproca. In realtà noi desideriamo la stessa cosa, essere fedeli alla verità. La terza tappa, che cosa dice? Talmud e Torah. Sono parole sue. Per cercare strenuamente la verità, l'umanità costruisce università e centri scientifici. L'ebraismo ha elaborato in passato la riflessione talmudica con tutte le successive trattazioni. La Chiesa non può ignorare i risultati di questa elaborazione come essi sono presentati nei testi religiosi, giuridici, filosofici della letteratura ebraica post-biblica. Ecco, questo è il punto 3. Il punto 4, prima di arrivarci, voglio fare una piccola ouverture su un altro elemento che introduce surrettiziamente in questa conferenza e che ha molto a che fare con le meditazioni che faceva prima Monsignore sulla questione della famiglia. Lei aveva un uomo, mi sembra che ce l'abbia già. Su questo tema, vediamo che cosa dice Martini in questa conferenza.
E io credo che sia l'elemento, non a caso, messo all'interno, ma sia l'elemento più forte di questa sua riflessione. La prassi cristiana ha una permanente difficoltà a focalizzare esattamente il giusto atteggiamento dei singoli e delle comunità nei confronti del potere tecnico, economico e politico del mondo. Se ci pensiamo bene, era l'accusa antisemita della teologia preconciliare che qui viene rovesciata in positivo. La prassi cristiana fa fatica nel trovare il giusto atteggiamento nei confronti del corpo, del sesso e della famiglia. Se ci pensiamo bene, nella teologia preconciliare Israele era il corpo, la cristianità era lo spirito. Qui c'è invece un tentativo di integrare i due momenti e non c'è più la demonizzazione dell'Israele del corpo, anzi, l'Israele del corpo viene valutato positivamente dal punto di vista della prospettiva cristiana. È molto importante, qui non è che stiamo cercando di dire, di gettare sfide tra tradizioni, ma di come una tradizione comprende se stessa attraverso l'altra. E mi sembrava molto interessante questa conferenza anche per questo motivo. Poi la terza osservazione che lui fa è questa: la prassi cristiana non riesce a trovare il giusto rapporto tra la speranza escatologico-messianica e le speranze e le aspettative degli individui, delle comunità in relazione alla giustizia, ai diritti umani e così via. Anche questo è un elemento di rivalutazione positiva verso un elemento che nella tradizione cristiana nel corso dei secoli ha fatto fatica ad emergere. Cioè, per i cristiani è stato sempre particolare, soprattutto nel mondo cattolico, è stato particolarmente difficile, per esempio, accettare il rapporto che gli ebrei hanno con la terra di Israele, con lo Stato di Israele, con l'esistenza concreta di una nazione ebraica dentro la terra dei padri. Tutto questo elemento è stato visto nel corso della storia come elemento negativo rispetto alla Gerusalemme celeste, e con questo intervento, attraverso un ponte dell'autocomprensione che serve però per autocomprendere anche il cristianesimo nel suo sviluppo, c'è come un tentativo di rovesciamento che sicuramente ha l'origine dell'amicizia profonda che lo ha legato all'Aras, che non a caso è uno studioso di Maimonide, poi dico perché è importante il rapporto con Maimonide da un punto di vista filosofico. Le discussioni senza fine, scrive il cardinale, sulle applicazioni pratiche, sugli atteggiamenti in questi settori, non tanto quindi sui principi teologici generali che caratterizzano anche l'attuale situazione, hanno le loro radici in quella ferita non guarita del primo scisma. Possiamo allora comprendere perché San Paolo diceva che la riunione degli ebrei sarà come vita da morte, come ritornare in vita dalla morte. Quindi il tema dello scisma nell'intervento e nella riflessione del cardinale è spostato all'origine del cristianesimo come perdita. Si riferisce ovviamente alle prime comunità giudaico-cristiane, ma secondo me, se pensiamo a questi tre punti che ho detto prima, il rapporto col corpo, il rapporto col mondo, il rapporto con la giustizia terrena, che sono temi centrali della halakha, della visione halakhica, dell'ebraismo rabbinico, possiamo comprendere anche perché nei suoi viaggi in Israele, come la sorella ha scoperto, aveva, come dire, fatto diverse meditazioni e, come dire, anche ricerche in questo ambito, anche dal punto di vista della visita a luoghi di culto oppure a luoghi di ricordo. La quarta tappa viene collocata nell'ambito del dialogo universale. E il dialogo universale in questo caso implica anche il rapporto con l'Islam, ma come emergeva anche nella relazione prima, il rapporto tra ebraismo e chiesa, ebraismo e cristianesimo, viene assunto come prioritario nei rapporti con le altre fedi. Ovviamente non possiamo, dice, aspettarci risultati a breve termine, ma è questa la prospettiva. Dopodiché inserisce una quinta tappa, ed è molto interessante anche questo. A livello di studio, dice, bisogna promuovere incontri, ricerche, nelle scuole bisogna fare in modo di rivedere anche i testi scolastici laddove contengono elementi di pregiudizio. E poi la tappa più difficile, che difendere la vita e la libertà di tutti gli uomini, ebrei e cristiani, si troveranno più spesso di un tempo gli uni accanto all'altro
per il comune impulso religioso e per le ragioni etiche e ideali. Dopodiché abbiamo un ulteriore sviluppo che è una riflessione sulle mete comuni alla natura e alla missione di ebrei e cristiani. Il primo elemento, per l'ebreo come per il cristiano, scrive: non v'è dubbio che l'amore verso Dio e verso il prossimo riassume tutti i comandamenti. Quindi superamento di un pregiudizio legato a una scissione schizoide tra l'antico e il nuovo, che nasce dal riconoscimento della unitarietà della storia ebraica e della sua tradizione. Quindi superamento totale di qualunque tentazione marcionica che purtroppo nella Chiesa c'è sempre stata. Tutti gli uomini sono ugualmente oggetto dell'amore di Dio, e qui per affermare questo cita un brano ebraico di commento ai testi biblici, integrato da un riferimento invece a testi cristiani. Poi un altro elemento sul quale avevo accennato prima, dove pur affermando che il cattolicesimo, la Chiesa, si consideri verso Israele, dice: questo non significa svuotamento dell'antico Israele, e aggiunge: se noi cristiani crediamo di essere in continuità e in comunione con i patriarchi, è necessario, salto per abbreviare, è necessario che questa comunione si realizzi in tutti i modi possibili anche nei riguardi degli ebrei che a Yavne hanno codificato la Mishnah, a Babilonia il Talmud, a Toledo e Maconza hanno composto le Selichot, furono perseguitati dai crociati e processati per infanticidio rituale. Quindi c'è un tentativo di articolare due percorsi. Allora, questo tipo di riflessione, anche se nella sua conferenza inevitabilmente non potevano essere presentati tutti i riferimenti testuali presenti nella tradizione ebraica, se noi pensiamo alla riflessione di Rosenzweig in Germania, noi troviamo che questa elaborazione è presente nel pensiero ebraico quando Rosenzweig riconosce il cristianesimo un ruolo e dove la verità di Israele non viene intaccata in alcun modo. E Maimonide, quindi torniamo indietro di 8 secoli, arriviamo alla preghiera di Ibn Pakuda, il grande filosofo medievale, dove tutte le religioni, qualsiasi afflato verso Dio, senza cadere in sincretismo, è in realtà l'espressione del nostro legame come esseri umani con la fonte primaria di ogni essere vivente. Quindi due filoni presenti nell'ebraismo e che sono costitutivi della tradizione ebraica, dove c'è una prima rivelazione, quella di Noè, che appartiene a tutti gli esseri umani, che non viene annullata dall'altra. Cioè la rivelazione a Mosè non è un inveramento che annulla la precedente. La religione dell'umanità, come insegnava della Mosè, appartiene a tutta l'umanità. Nella visione biblica gli ebrei hanno un ruolo sacerdotale. La riflessione del cardinale, e credo che nel cattolicesimo oggi c'è un filone di questo tipo abbastanza interessante anche, che riflette su questi temi, è quella di individuare uno spazio di questo ruolo sacerdotale della Chiesa senza annullare quello ebraico, cioè evitando la teologia della sostituzione, del superamento, che è un processo complesso, difficile e che non è stato assolutamente superato, nel senso che c'è un elemento problematico, è un nodo problematico, ma è interessante vedere questo movimento teologico all'interno della Chiesa che getta un ponte nella prospettiva del riconoscimento dell'altro e del superamento di un passato difficile, che per gli altri è stato particolarmente doloroso, e che è portato all'interno però dell'istituzione della Chiesa, non contro la Chiesa. Questo è un altro elemento particolarmente significativo e importante. Dopodiché nella parte conclusiva c'è una proposta positiva rispetto al mondo delle mitzvot, che nella tradizione paolina invece attraverso la circoncisione del cuore viene svalutata, mentre qui viene rivalutata per intero, e c'è tutto un altro filone di riflessione molto interessante che emerge in questa sua conferenza. Quindi è una conferenza che, pur essendo, come dire, pubblica, politica, dialogica, contiene degli elementi
teologici profondi che hanno dietro alle spalle una lunga meditazione e che sono anche state in un terreno di scontro non indifferente all'interno del mondo della Chiesa. E vediamo la conclusione. Ultima parola, dice ora, un'ultima parola, ma le parole non sono mai ultime, è tutto dialogico questo testo. Se la Chiesa cristiana si sente chiamata a essere coscienza critica, lui afferma, specialmente in Europa, dei tragici eventi e problemi che affliggono tutti noi, allora troverà al suo fianco in questa missione la forza della dottrina religiosa ed etica dell'ebraismo. Se la Chiesa desidera essere ovunque promotrice del dialogo e della pace, luogo di incontro universale dei popoli nel nome di Cristo, in cui tutte le cose verranno ricapitolate, allora è proprio nei confronti dell'ebraismo che questo dialogo e questa pace devono essere innanzitutto promossi. Quindi c'è una riaffermazione all'interno di una presa di posizione ufficiale della propria fede, della propria visione del mondo, della ineludibilità di un rapporto specifico della tradizione ebraica e del dialogo con il popolo ebraico. Più intensamente e profondamente, conclude, ebrei e cristiani, nel rispetto della diversità dei contenuti specifici delle fedi, attueranno questa collaborazione fraterna, più la loro presenza avrà un significato per l'Europa del terzo millennio e per il compito che l'Europa ha di fronte al resto del mondo. Quindi anche qui c'è un elemento, come dire, di assunzione positiva del ruolo del giudaismo all'interno della tradizione europea. Quindi affermato dall'interno della Chiesa, è un tema che nel corso del Novecento è stato esplicitamente affermato dalla cultura laica, il ruolo della cultura ebraica nello sviluppo della civiltà europea è stato fondamentale, non a caso la ribellione contro l'Europa e contro il meglio che c'è stato nell'Europa ha assunto la forma di delirante di accusa contro gli ebrei, contro il cosmopolitismo, contro tante altre cose. Bene, qui invece viene inserito esplicitamente il concetto giudaico-cristiano non come concetto che elimina l'ebraismo reale inserendolo all'interno della tradizione cristiana, ma riconoscendolo come partner in questo processo. Mi sembrava molto interessante prendere questa conferenza come spunto di riflessione, perché siamo nell'84 e voi sapete che non è facile dire certe cose, ogni cosa detta in un particolare momento ha un significato particolare. Pensate a quanto è stato complicato e difficile togliere la preghiera del venerdì che era una preghiera, se uno ci pensa bene, no? Ascoltata oggi suona come fiele per chi l'ascolta, no? Anche se è stata reintrodotta nella liturgia in lingua latina. Però se noi assumiamo una prospettiva di lungo periodo, sapendo che non abbiamo altra scelta nella nostra vita che gettare dei semi che possono produrre effetti positivi nel futuro, avendo anche la capacità di sopportare le difficoltà, perché la vita è fatta per sopportare le difficoltà. Freud diceva bisogna avere la giusta dose di masochismo nella vita, ma la giusta dose, non quella che ti fa perdere il contatto con la tua fonte originale. La giusta dose significa la capacità di tollerare, di trasformare dentro di sé e di fare proprio quell'elemento materno della vita che solo le madri hanno, qualcosa di più, perché la madre è in grado di contenere una vita dentro di sé per 9 mesi, di nutrirla col proprio corpo essendo felice per questo, cioè di una vita che la svuota nutrendosi di lei, ed è questo l'elemento che spesso manca nel dialogo religioso, che manca del tutto nella politica, e che se un po' di questa intelligenza materna fosse fatta propria dai politici odierni in Italia, forse il nostro paese ce la potrebbe fare a uscire da questa difficoltà, perché significa che tu tolleri dentro di te una sofferenza perché è trasformativa, perché è generativa di vita, e la generatività di vita non è legata all'adattamento alla realtà,
è legata alla capacità di far nascere la vita, come sanno fare soltanto le madri, quando per 9 mesi portano dentro una vita.